si furono sciolti all'inizio degli anni 70. Però gli stessi gesuiti hanno utilizzato quei rituali e quelle forme di aggregazione tipiche della massoneria, e quindi abbiamo anche una massoneria cattolica che al di là delle regole che ci sono all'interno della Chiesa, la maggior parte dei sacerdoti che per esempio hanno partecipato alla rivoluzione del 1799, o anche quelli conservatori, perché c'erano quelli che combattevano contro la rivoluzione, e alcuni di questi erano iscritti a logge diverse, quindi si combattevano tranquillamente, è un percorso, però sono tutti all'interno di una cultura, lei li trova tranquillamente davanti a San Gennaro, non c'è nessuna differenza, perché si è tutti uniti dal rituale che ci identifica come partenopei, perché è una terra particolare, vulcanica, e in fondo questo legame così forte di San Gennaro con il vulcano, che non è solamente il Vesuvio, c'è la Solfatara, noi ce la dimentichiamo la Solfatara, ma è ancora più pericolosa del Vesuvio, come tipo di... Il principe di San Severo faceva delle grandi novità a Napoli, fece una bella stamperia con cui pubblicò dei libri che erano invisi alla Chiesa, per cui ci furono una serie di tentativi di farlo smettere da questo punto di vista. Siccome lui però era amico del re, nel senso che aveva molta frequentazione, figurò che la sua stamperia passasse al re. In effetti il re la pagò 800 ducati perché gli era amico, quindi lui, da massone, presi i soldi, però fu pubblicato dopo un altro libro e noi crediamo che abbia insomma usato altre strutture per pubblicare i libri a carattere massone. Noi abbiamo finito, se avete quesiti.